torniamo al corso e aggiungiamo adesso una risorsa web, un link. Anche qui diamo un titolo e indichiamo l'indirizzo del sito che ci interessa. Fatto questo, torniamo di nuovo al corso e verifichiamo il buon funzionamento del nuovo link. Come si vede, si apre una nuova pagina con la risorsa appena creata. Aggiungiamo adesso un test. Per far questo, dobbiamo prima inserire delle domande allo stesso test, quindi creare una raccolta di domande. Diamo un titolo quindi a questa nuova raccolta di domande e scegliamo il tipo di domanda che vogliamo inserire. In questo caso scegliamo delle domande a risposta multipla, con una sola risposta esatta. Per Inseriamo un titolo, inseriamo quindi la prima domanda, dopodiché creiamo anche due risposte possibili e diamo un punteggio per la sola risposta esatta. Salviamo e fatto questo mettiamo online la raccolta di domande che abbiamo appena creato. Adesso è possibile aggiungere il test al nostro corso, associandolo alla raccolta di domande appena realizzata. Quindi aggiungiamo il test, creiamo anche qui un titolo, e cerchiamo le domande che abbiamo appena realizzato. In questo caso, prima domanda. Iniziamo il test. Proviamo se il tutto funzioni bene. Scorriamo le proprietà generali del test stesso e leggiamo anche il numero di tentativi del test. In questo caso la percentuale è stata del 100%. Torniamo al nostro corso. E a questo punto entriamo sull'area amministrazione della piattaforma. Clicchiamo su risorse e poi il nostro contesto e poi ancora sul nostro corso. In questo caso vediamo tutte le risorse che abbiamo sin qui creato. Se qualcosa non è più necessaria, la possiamo eliminare.